In solitaria in giro per la Sicilia e poi in compagnia del campione italiano. Una Sicilia senza precedenti. Ragazzi, grazie veramente. Grazie a te, grazie a te. Picciotti, bentornati nel canale. Siamo in Sicilia finalmente. Due settimane di fuoco, 42 gradi, un battesimo dei miei gemelli, un matrimonio e tanti sudori. L'obiettivo è sempre lo stesso ed è quello di prendere un bel pesce o un pesce da porzione. Mi accontento con poco. Le pescate avverranno nel palermitano e in giro per la Sicilia. Peraltro ho pure un nuovo fucile, un Nemesis 92 in carbonio che non vedo l'ora di provare. Oltre a questo pescherò anche con una fiocinetta con il classico 65 per la pesca in tana e il razzolo. Inoltre avevo un ospite speciale e Picciotti non vedo l'ora di entrare in acqua. L'alba è bellissima, la visibilità è perfetta per il luogo in cui mi trovo. Sono a Ficarazzi, nella provincia di Palermo. Peccato che quasi come ogni posto vicino a grandi città è particolarmente sfruttato. Infatti poco dopo l'alzarsi del sole vedo vicino a uno dei punti migliori un pescatore di dubbia categoria mazziare una zona che è circondato con le sue reti. Per mazziare si intende colpire ripetutamente la superficie con un pietrone legato a una corda. Questo farà scappare ed ammagliare i pesci sotto di lui. Decido quindi di pescare in tana, poiché al libero suppongo che girerà poco. Mi trovo su una zona di grotto medio-alto che finisce sulla sabbia. Effetto delle planate sulla roccia sperando di vedere qualche pesce intanarsi o nella penombra. Tengo torcio e fucile allineati per essere pronto a sparare. Illumino solo quando necessario. Assecondando la corrente visito un altro hotspot. Mi trovo su una zona ancora più rotta e più crepata. So essere una zona interessante per le cernie, infatti una piccola cernia mi segnala l'accesso di un nuovo tunnel, per me però invisitabile. Durante una risalita vedo una corvina sparire dietro uno scoglio, è un buon segnale, quindi decido di andare a controllare. I pesci sembrano essere tranquilli, decido di eliminare e poi spegnere per poi ricontrollare per vedere se qualcosa cambia. Spesso i pesci abituati ai pescatori suppongono che allo spegnersi della torcia i pescatori siano andati via ed è in quel momento che potenzialmente riilluminando possiamo fregarli. Che le aspettative rispetto al posto fossero basse era chiaro. I pesci che mi aspettavo di vedere erano saraghi e corvine. I saraghi purtroppo oggi non sono stati presenti, le corvine invece sì. Ma i cefali che si intanano ed escono hanno comportamenti un po' dubbi, proprio non me l'aspettavo, nonostante comunque la specie è abbastanza presente nella zona. Il comportamento di questa specie riflette la pressione ittica del luogo, infatti il pesce non sa bene che fare, prima si intana e poi tenta il suicidio. Lo tenta. Diciamo che in quasi ogni città costiera che si rispetti è presente un tubo. Per tubo si intendono questi scarichi di dubbia utilità, mettiamola così, che partono da terra e vanno a finire al largo. Diventano delle vere e proprie oasi, sono molto particolari da vedere. Posso suggerirvi di controllare la presenza di queste formazioni su Google Maps, cambiando fotografie e immagini satellitari di anno in anno, avrete la possibilità di visualizzare diverse condizioni di visibilità e poter individuare vicino alle città. Spesso e volentieri questi posti possono veramente diventare delle oasi. E chiaramente più si va fuori, più è possibile trovare dei pesci. Esattamente in questo tratto, il tubo passa dalla sabbia a una zona di posidonia e spesso negli anni precedenti ho trovato delle corvine. Mi approccio alla zona interessante con un agguato, per notare in lontananza che in effetti una corvina c'è. Decido quindi di cambiare il fucile e prendere quello con la fucinetta per approcciarmi a un tiro più ravvicinato. La presenza infatti di piccole corvine può essere un buon indizio per la presenza di magari un esemplare più grosso, che anche in questo caso purtroppo non si presenta. Ma non demordo, è importante approcciarsi e imparare ad approcciarsi alla tana, poiché
nella misura in cui ci potesse essere un esemplare migliore, almeno sappiamo come approcciarci. Mentre mi ventilavo in superficie, ad un certo punto trovo l'occasione del pesce da porzione che tanto cercavo. È una ricciola sul chilo. È l'occasione per il mio Nemesis. Provo a scendere e clamorosamente sbaglio il pesce. Poco prima del viaggio in Sicilia decido di invitare al podcast disponibile anche su Spotify Lupi della Pesca in Apnea Giuseppe Gentilino, l'attuale campione in carica di pesca subacquea in Italia. Per poi, così, naturalmente chiedergli: ehi Giuseppe, mi vuoi portare a pescare che facciamo video insieme? E Giuseppe, senza pensarci due volte, mi dice di sì. Esprimere la mia gioia in quel momento è davvero difficile. Avere infatti l'opportunità di andare a pescare con qualcuno che del mare ne ha fatto veramente uno stile di vita è davvero tanta roba, e non vedo l'ora di entrare in acqua. Ok, ci siamo fermati. Dove siamo? Posta segreta. Ok, ci sta, ci sta. Dimmi che cosa troviamo là sotto. Ci saranno circa 20 metri, 22 metri di profondità. Ok. E praticamente fa un canalone che poi si apre a un po' di catino. Ok. E lì in mezzo a sto catino è tutto pieno di petroli e può fare il sarago, la corvina, anche la cervella. 75? 75, sì. Ok, va bene. Alla fine si pesca sotto le pietre, quindi... Quasi a razzolo prendiamo. Ok, va bene, andiamo a vedere. Praticamente ci avviciniamo sul punto facendoci trascinare dal gommone. Potrei tagliare la mia emozione con un coltello in questo momento. Non ho mai pescato così, né tantomeno mi sono mai fatto trascinare da un gommone. Una volta che il motore si ferma, quello è il segnale per scendere. A guidare il gommone è Christian, affiatatissimo compagno di pesca e barcaiolo di Giuseppe, che ci lascia esattamente sul punto che Giuseppe aveva descritto. Questo, oltre che sbalordirmi e non poco, insieme all'estrema accuratezza della descrizione di Giuseppe, mi fa capire che qui non stiamo scherzando e che qui le cose si fanno seriamente. Non so bene come descrivere ciò che sto pensando, però ho la sensazione di essere su un fondale diverso dal solito, diverso dal normale. Il tempo di riemergere, già Christian è sopra di noi, pronto a trasportarci sul prossimo spot. Non preoccuparti Giuseppe, so che non mi deluderai oggi. Il ritmo è estremamente alto, come anche le quote sono abbastanza impegnative. Ho la sensazione che a fine giornata sarò estremamente distrutto. L'attenzione che Giuseppe mette nell'ispezionare le tane è veramente da manuale, contrariamente alla mia approssimazione nell'ispezionare i punti dove Giuseppe mi sta portando. Suppongo essere un risultato della quota operativa al quale io non sono abituato. Infatti non mi addentro nei meandri delle tane come faccio solitamente più nel basso fondo, ma mi limito a svolazzarci di sopra illuminando, sperando che un pesce magari all'imboccatura si faccia vedere. Ed infatti finalmente la mia occasione non tarda ad arrivare. Giuseppe mi fa scendere su una tana dove finalmente vedo un pesce. Non solo sbaglio la corvina, ma pure arrocco l'asta. Frutto sicuramente dell'inesperienza con questo fucile, sbaglio il pesce che era praticamente morto. Bene, non so se è il caso di tornare in superficie, perché esattamente quando riemergerò dovrò comunicare che non solo ho sbagliato il pesce, ma che ho pure arroccato l'asta. Sbagliato una corvina e si è azzeccata l'asta.
Fortunatamente i ragazzi sono eccezionali e si mettono subito a disposizione per farmi risparmiare questi prossimi 45 euro. Italiano. Giuseppe mi consiglia di provare con un suo fucile, con un 75 con Taitiana. Durante la discesa intravedo dei saraghi tra la Posidonia e la roccia, allora con molta calma mi approccio alla tana. Sembra tutto andare bene. I saraghi spariscono dietro la roccia e con molta calma mi approccio avendo già la torcia pronta. Mi affaccio, vedo il sarago che è tranquillo, scocco il tiro e a questo punto la situazione comincia a diventare estremamente frustrante. Christian e Giuseppe mi vedono estremamente turbato e decidono di portarmi e rallegrarmi su un posto fantastico. Siamo sul relitto Pavlos, una petroliera greca partita dalla Germania alla volta di Milazzo, che a seguito di un incendio scoppiato nella sala macchina al largo di Marettimo veniva rimorchiata verso il porto di Trapani. A causa di un'ulteriore esplosione nella zona di poppa, fu poi abbandonata al suo destino su un fondale che degrada dolcemente fino ai 36 metri. È la prima volta che scendo su un relitto. E questo bestione di 180 metri lungo e largo 24 mi rapisce totalmente ed è veramente difficile concentrarsi sull'azione di pesca. Tuttavia, colgo l'occasione per sbagliare un ulteriore pesce. Però durante la prima discesa intravedo una murena all'interno di un tubo che questa volta verrà a casa con me. È bene sparare le murene di testa e possibilmente con la fiocina per avere quanto più controllo possibile, per poi finirle tagliando la parte posteriore alla testa che le rende totalmente inermi. Bene controllare che non ci sia tensione nella mascella per evitare brutte sorprese. La mia GoPro oggi ha sofferto troppo e decido di cederla a Giuseppe, che decide di scendere su un punto estremamente interessante. Infatti una volta appoggiatosi sulla roccia in lontananza si intravede una cernia che però scatta via. A quel punto Giuseppe decide di ripiegare su un branco di corvine che ha alla sua sinistra. Che profondità era, Peppe? Vabbè. Che profondità era? 20 metri. Ok, bella. Vediamo qui. Stiamo andando via. Giuseppe effettua un altro tuffo su uno dei suoi preziosi punti GPS e mi dice che è possibile prendere una cernia qui. In effetti la cernia c'è ed è estremamente guardinga, tanto da sparire nei meandri della sua tana. E chi l'ha detto che in profondità i pesci sono facili?
Giuseppe decide di ispezionare meglio la tana, ma il pesce è abbastanza furbo e non è visibile da nessuna angolazione. Al tuffo successivo, purtroppo a telecamere spente, Giuseppe andrà a visitare un'ulteriore tana di cernia, dove non sarà presente, ma per fortuna una sorpresa migliore sarà pronta lì ad attendere. Niente! Ma scusami, ma tu non eri sceso per la cernia? La cernia, mi sa questa qua. No, vabbè. Ti ho aspettato il momento esatto per scoccare il tiro. Porco Giuda. Guarda che meraviglia! Fantastico! Ma devi dire che hai culo! Bellissime! Ce n'era un'altra che bellina! Ma che meraviglia! Dove erano queste, Peppe? Ma su quel lato dove cadevano, okay. Sul lato verso Cofano, Monte Cofano. Ok. E facevo una spacchetta dal lato dove degrada dolcemente, la okay. Fa la spacchetta. E loro erano là sotto, io lo sparate da quella spacchetta. Ciao, guarda che meraviglia! Sì. E la cernia invece? Oh, non l'ho vista. Vabbè, direi forse che è pure meglio della cernia questa coppiola. Posso provare un altro tuffo? E il tuffo Giuseppe lo prova ed è deciso a portare a casa la cernia. Su questo orlo, a una profondità abbastanza impegnativa, Giuseppe vede a mezz'acqua la cernia bruna che si infila sotto questa tettoia. Lo spazio è veramente poco e mi stupisce che uno spazio del genere possa ospitare un pesce di questa mole. Ma questa è la stoffa dei campioni. Quando quasi caduto, che avevo parecchio piombo, no? Cioè avevo la cintura. Poi lei è entrata, sgaggiata e poi mi sono messo bene. Poi lei si è girata, la stavo sparando di muso, si è girata ancora di più e si è messa ferma, diciamo, in una nicchietta. Una delle cose che mi ha sbalordito di più durante la giornata è come Giuseppe mi abbia mostrato posti che veramente non meriterebbero neanche una lira, ma che in realtà possono essere delle tane estremamente interessanti, un po' come questo massone sopra la Posidonia, a cui veramente io non avrei destato attenzione, e che invece nasconde una tana bellissima. Ma non solo nasconde una tana bellissima, la cosa che più mi ha positivamente turbato del video è come l'accesso, quello che ha fruttato, fosse così nascosto alla vista dell'eventuale pescatore. Guardate dove si infila. La sparata al volo che stava andando via, ma siccome essendo una pietra passante alla fine, okay. L'ho sparata anche così, però scendo anche la pietra sapevo che là comunque faceva il pezzettino.
Adesso ho messo il pesce in trazione, okay. E lei è dalla parte opposta, okay. Adesso voglio scendere con una fiocera e doppiarla, okay. E poi eventualmente devo tagliare il sagro del primo fucile per tirare fuori il pesce dal lato opposto. Ok, l'hai tirata di coda quindi? L'ho sparata che lei stava andando via, quindi l'ho sparata in diagonale. Ok. Però insomma non ci devono essere complicazioni. Giuseppe, qual è l'esperienza che ti ha scioccato più di tutte nella tua vita passata in mare? Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Positiva no, alla fine sono sì, qualche pescata. Negativa, praticamente stavo lavorando una cernia sui 35 metri di fondale. Ok. Bella giornata. Ad un tratto il cielo comincia a essere sempre più nero, più cupo, però fin là tutto bene. Ok. Dopodiché riesco a liberare sto pesce, salgo in gommone e praticamente nel giro di secondi, incomincia ad alzarsi mare, vento. Comincia a grandinare fortemente. Ok. Che praticamente io durante la navigazione mi dovevo tenere la maschera e mi ricordo che c'era questa grandine che mi sbattevano sulle labbra, no? Madonna. E mi faceva un male assurdo. Nebbia e ovviamente dovevo tornare in porta, no? Ok. E io ero là con questo GPS. Eri da solo? Non ero da solo, okay. Assolutamente no. E che cercavo di tornare a terra, no? Quindi metti caso che questo GPS all'improvviso si spegneva, si guastava qualcosa, cioè mi ritrovavo nella merda. E invece il pesce più strano che hai preso? Ho preso una cernia col fucile, ma senza costume, senza muta, senza niente. Maschera, tubo, pinne e fucile, basta. Okay. Ero nudo. Ok. Quanto è? 42? In 15 metri mi ricordo. Niente. E praticamente la cosa strana è che praticamente mi è venuta all'aspetto come fosse una ricciola, una spina. Okay. Io ero là fermo sul fondo e sono visto sto pesce arrivare e io primo attacco perché non pensavo mai più di prendere la cernia. Arrivo là questo pesce di 8 kg. Arrivo là così e io ho detto boh, vabbè, provo, sparo e la fulmino. Niente. E risalgo su con sto pesce nudo. Cos'è quella cosa che cambieresti quando hai cominciato a fare pesca subacquea che ti ha fatto cambiare più in questo mondo? O dici, minchia, se sapevo quella cosa prima tutto sarebbe andato diversamente? Ma non posso adesso dire se sapevo, perché comunque la pesca almeno per me ha fatto, cioè, ci vuole tempo per imparare, ci vuole tanta passione, determinazione, voglia, sì. Perché ci sono dei momenti veramente duri dove tu pensi ma chi me lo fa fare, no? Star qua in acqua ancora ad ammazzarsi per prendere forse un sargo. Sì. Però è da quei momenti, da quei periodi duri che alla fine si cresce. E poi arrivano i risultati. E poi col tempo, andando sempre per mare, sempre, non arrendersi mai. E andando sempre per mare e poi arrivano i risultati. E anche una certa prestanza fisica aggiungerei. È da stamattina che sono a mare con i ragazzi. E se dovessi scegliere una parola per definire questa esperienza di oggi, direi che distruttivo è quella che la definisce meglio. Sono distrutto io, figuriamoci te. In termini di attrezzatura, cos'è che non deve mancare nello zaino di chi è che comincia a fare pesca subacquea? Come fucile. Dai. Come fucile penso un fucile corto per iniziare va benissimo, quindi una fiocera, un 75 sono proprio alla base per iniziare. Quante punte per la fiocina? Ma lì è soggettiva la cosa, io utilizzo il 4 punte, okay. C'è chi utilizza anche le 5 punte, ma io mi trovo bene con 4 punte. Man mano che si acquisisce acquaticità,
un po' di esperienza, allora si può passare anche a un fucile un po' più lungo, no? Vale la pena acquistare un fucile più lungo. Okay. Ma quando si ha le prime armi comunque conviene utilizzare fucili corti e imparare anche a stare a mare. Ok. Che mi è capitato spesso di portare anche ragazzini in mare, un pochettino di mare, e dopo mezz'ora, un'ora erano là che stavano male e dovevano uscire. Sì. Bisogna saper stare anche a mare, sia per quanto riguarda uscendo da terra che uscendo in gommone. A maggior ragione in gommone, però mi è capitato che da terra qualche ragazzino non riusciva a stare a mare, in acqua. C'è questa tendenza a comprare il fucile sempre più lungo. Sempre più lungo per riuscire a prendere il pesce sempre più lontano. Esatto. No? Questo è il classico dei ragazzi, delle persone che iniziano. E quindi per riuscire ad accorciare i tempi preferiscono prendere un fucile più lungo per catturare quel pesce che sta a 10 km lontano. Una scorciatoia, esatto. Cosa che non vale sapendo anche. Che comunque se uno è bravo i pesci li può prendere anche senza muta esatto, senza muta, senza costume, solo con la maschera e le pinne. Esattamente. Diverse catture le ho effettuate col 75. Ok. Ovviamente no, pesci fermi in tana, però alla fine io ti ho visto oggi pescare diciamo una grande fetta della giornata col 75. Col 75, sì, perché sì. Alla fine è un fucile versatile che ti permette sia di sparare in tana, quindi pesci anche piccoli in tana senza andare ad arroccare l'asta e perdere l'asta. Ma c'è un pesce. Bello. Vediamo che ha preso Christian. Da raghetto. No, preda valida. Preda valida. Com'è andata la scena? Come hai catturato questo sarago? Col fucile. Prima di tutto grazie Giuseppe e grazie Christian, è stata un'esperienza fantastica. Perché è stata un'esperienza fantastica? Perché ho capito che c'è chi va a pescare e c'è chi va a pescare. E oggi ho capito che cazzo vuol dire andare a pescare, ragazzi. Grazie veramente. Grazie a te.